Eccoci questa sera ancora con il nostro amico Omar. Ciao Omar, buonasera. Ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao Luca. Allora, questo genere di live per le persone appaiono, possono apparire come estremamente tecniche, no? Perché si parla di elettricità, tu dai tutta una serie di suggerimenti, però in realtà l'aspetto tecnico è qualcosa che le persone possono apprendere facendo il corso in pratica, e comunque tu mi hai detto in varie occasioni che è un corso che può fare chiunque, nel senso quindi riescono anche, no? A imparare a gestire un impianto fotovoltaico. La cosa importante per queste live è quello di dare la possibilità alle persone di essere emancipati energeticamente. Ok? Chiarito questo, ora noi parleremo anche di dettagli tecnici, ma tanto per dimostrare che comunque di fatto poi una volta che le persone hanno le nozioni sono in grado di poter fare, quindi di costruire il loro impianto fotovoltaico e di conseguenza essere scollegati il più possibile fino ad arrivare a essere scollegati completamente addirittura alla rete, insomma, alla rete che ci vincola un attimino. Prego, Omar. Esatto, assolutamente. Io in questo caso, in questa live, parleremo appunto delle varie tipologie di altri componenti. La volta scorsa abbiamo parlato dei pannelli fotovoltaici, questa volta parleremo delle batterie e anche degli inverter, in modo tale che si possa continuare ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza in ambito, degli impianti fotovoltaici. Per Ecco. l'ultimo esempio, l'ultima bolletta che mi è arrivata, che è a 0 euro, per dirvi, Ah, scusami, più ottimo. che 0 euro, zero consumi, gli euro sono arrivati lo stesso, è il pizzo da pagare per Sì, essere certo. rilasciati alla rete. Quanto è arrivata di di tasse, insomma, praticamente? Dunque, un mese ho speso 22 euro. Ah, vabbè, comunque assolutamente tollerabile. E una persona si potrebbe scollegare completamente, cioè potrebbe dire io non voglio l'energia elettrica. E Sì. ovviamente poi avere il suo impianto. Esatto, sì. Ah, ok, ottimo, ottimo. Bene. Allora, abbiamo Sì, molti. preparato. Sì. Scusa, molti dicono, ah, non puoi, non hai l'agibilità, non hai. L'agibilità è una cosa, cioè se vivi in quella casa, non è che se, mettiamolo in questo modo, non hai il denaro per pagare le bollette, questi ti possono togliere l'agibilità della casa. Certo. Che tu non hai il denaro oppure tu non voglio spendere quel denaro per pagare delle bollette, sono cavoli tuoi, no? Ok, quindi non ci sono collegamenti di sorta, stai dicendo? Esatto. Ok. Va bene, Omar. Allora, noi abbiamo preparato una serie di slide, va bene, una serie di immagini perché ci dovrà spiegare le batterie, le tipologie di batterie e le varie, immagino, caratteristiche proprio rispetto a queste. Esatto. Ok, vai, dimmi quel che ti devo mostrare, io lo tiro su. Allora, se vuoi puoi mostrare l'immagine del case che ho costruito per le mie batterie. Le vedi, sono tutte celle blu con sopra i dispositivi elettronici. Esatto, Ok, mi sono andato a questi qui. fortuna perché non so che cos'è un case. Adesso lo so, ecco, diciamo. No, allora, queste qui. Sono batterie al litio ferrofosfato, le trovate anche con l'acronimo LiFePO4. In questo caso, come vedete, sono tutte quante in fila e le stavo equalizzando, cioè erano tutte batterie in parallelo e le stavo facendo raggiungere a tutte quante la stessa tensione attraverso un caricabatterie apposito, per poi collegarle insieme tutte quante in serie e fare un pacco batterie da 48 volt. Appunto, io in casa utilizzo le litio ferrofosfato perché sono una tipologia di batterie molto sicure. Anche le piombo sono batterie sicure, ma non si possono utilizzare in casa quella da acido libero, oppure si possono utilizzare, ma quelle sigillate, quelle che si utilizzavano nei camper solitamente, una volta. E come mai non si possono utilizzare in casa se sono sicure?
Perché quelle ad acido libero sono quelle solitamente dell'automobile, quelle che hanno i tappini dove si può Sì, raboccare l'acqua sì, sì. distillata. Sì. Perché? Perché durante la carica quel tipo di batterie rilascia ioni idrogeno che sono tossici per noi. Ok. Ad esempio, quando carico delle batterie al piombo di questo tipo, le carico dentro una stanzina chiusa. Quando il giorno successivo vado a vedere lo stato di carica delle batterie, all'interno di questa stanzina chiusa c'è un discreto puffo, Odore. odore. Sì. Esatto. E questo è proprio ciò che accade durante la ricarica di queste batterie. Per Ho capito. cui, ok, per cui nei Bene. camper si tiravano quelle cisellate, si usavano. Ecco, ok, ottimo. Mi fa piacere perché così non muoio così, a questa maniera. Ecco. E, senti, ti faccio una domanda, ma queste batterie che praticamente che si incendiano, ecco, ma la ragione per cui avviene, ma qual è? Allora, le batterie che si incendiano sono quelle agli ioni di litio, cioè quelle utilizzate per i cellulari, per gli elettroutensili a batteria o per le auto elettriche. Il motivo è che la loro formulazione chimica non è stabile. Ho avuto modo di avere ad un corso un chimico e sinceramente io non sapevo perché le litio perfosfato a livello chimico fossero sicure e quelle ioni di litio no. Me l'ha spiegato lui e sta proprio nella formulazione chimica che c'è all'interno delle celle. Queste Ok. celle non possono prendere fuoco e non possono esplodere queste al litio perfosfato. Quelle ioni di litio sì. Ok. E la ragione per cui sulle macchine, ora faccio la domanda del neofita, la ragione per cui sulle macchine non mettono quelle che non si incendiano, quelle più stabili chimicamente? Allora, il motivo è che il rapporto peso-potenza è a favore di quella ione di litio. Quindi, in uno spazio con un peso inferiore riescono ad avere più potenza. Ma Ok. sinceramente, si potrebbe fare anche con questa tipologia di batterie, queste a litio ferrofosfato, si potrebbero fare le auto elettriche. Si vede che devono finire le altre. Oh, non lo so. No, davvero, fanno delle cose, tanto insomma le persone che guarderanno questo video sanno anche un pochino qual è la nostra struttura, diciamo, no? Ecco, però la cosa mi viene da pensare è che sembra proprio che si vogliono fare del male da soli, proprio, ecco, diciamo, Sì. hanno proprio questo atteggiamento estremamente stupido, no? Perché poi non c'è altra parola per definirlo così, vabbè. Ok, Omar, allora, dimmi se devo passare altre slide, dimmi tutto quello che devo Sì, fare e io lo faccio. quelle che vuoi. Allora, Fai passando. inizierei da quella, questa, eccola qua, vai. Ok, allora, qui sono due immagini. Praticamente indica un case, un contenitore all'interno del quale ho fatto il mio pacco batterie. L'ho costruito con pannelli di legno, quelli per le impalcature dei muratori, quindi legno Sì. molto molto resistente, trattato, e dopo l'ho chiuse all'interno attraverso del plexiglass. Quindi in questo modo ho sempre la possibilità di vedere cosa accade all'interno della batteria, posso attraverso un misuratore di temperatura testare tutte le temperature, perché appunto attraverso il plexiglass passa il raggio del termometro e anche esteticamente a me piaceva farlo così. Ok. In questo caso ho fatto questa struttura con le rotelle sotto perché parliamo di centinaia di chili almeno, Ok. questa struttura. E sotto ci sono le rotelle, così che se io ho bisogno di spostare la mia batteria, posso spostarla tranquillamente, senza problemi. Ok. Allora, queste sono per quanti kilowatt riescono a gestire.
Queste sono 15 kW di accumulo. Accidenti, tantissime. Quindi una casa ci stai grassissimo, cioè ce la mandi avanti senza problemi. Sì, assolutamente. Ok. E quanto costa una fare in questa maniera? Allora, acquistato tutto in offerta, cercando tutte le varie offerte, un 15 kW. Mi è costato intorno ai 2.600 euro. Ecco, però si parla Compreso. di, ricordiamo che una casa ha 3 kW, quindi si parla di un impianto assolutamente sovrastimato, ecco, per una casa. Sì, io questo passaggio l'ho fatto. Precedentemente avevo 7,5 kW di accumulo e quest'inverno mi sono accorto che ho avuto bisogno di allacciarmi alla rete elettrica. Questo non mi andava più di farlo, allora ho detto voglio fare un upgrade. Sono riuscito, insomma, ho dato via le altre batterie, ho acquistato queste e appunto mi sono fatto il nuovo pacco batterie. Ecco, perfetto. Quanta differenza c'è tra la bolletta che pagavi prima e la bolletta che paghi adesso, che sono 20 euro? Cioè, quando tu non avevi l'impianto, che bolletta arrivava? Tu eri una famiglia con un figlio, quindi una famiglia normale, quanto spendevi? Allora, quando è arrivato l'ultimo aggiornamento, insomma, con le nuove tariffazioni, ho speso 200 e qualcosa euro. Accidenti. Sì. Quindi è un impianto che poi alla fine ti permette anche di ammortizzare le spese in maniera abbastanza veloce. Caspita, sì. Ottimo, ottimo. Ok, quindi partecipare al tuo corso per imparare a fare queste cose è un vero e proprio investimento, ecco, parliamoci chiaro. Secondo me sì. Ah, investimento di denaro e di tempo. Perché ripeto, se avessi avuto la possibilità di partecipare a un corso così, quando ho iniziato a fare le ricerche, a studiare, mi avrebbe velocizzato tutte le mie Certo, ricerche di anni. certo, certo. Ok, allora vai pure con, cioè vado io con le altre slide. Allora, tu spiegherai le tipologie di batterie, io quindi mostro delle slide e poi tu, insomma, ci parli su, va bene? Sì, va bene. Ok, questa. Ok, questa qui è la parte superiore del case della batteria che avevo autocostruito. Nella parte inferiore ci sono gli equalizzatori attivi, che praticamente sono la parte elettronica che bilancia costantemente le celle e servono appunto per far sì che le celle lavorino al meglio e una non si carichi troppo o non si scarichi troppo rispetto alle altre. Questo tipo di strumentazione nelle celle che solitamente sono acquistate già assemblate non ci sono. Cosa accade? Che per i primi anni la cella è nuova e quindi le batterie funzionano bene. Ok, gente contentissima. Poi magicamente la garanzia che dura anche 5 anni, al sesto anno le batterie iniziano ad andare in blocco, non funzionano più molto bene. Perché? Perché mancando questo componente molto, molto importante, le cellule si degradano molto più velocemente. Quindi la persona si ritrova con la batteria che non funziona più, contatta l'assistenza e questi gli dicono, ma la garanzia è scaduta. Game over. Ecco, già un dettaglio del genere ti consente di poter risparmiare tantissimi soldi, quindi partecipare al corso fatto da una persona competente come te ti mette veramente in condizione, no? Di poter poi imparare tante, tante cose Sì, utili, no? eviti di sbattere il muso contro dei muri a distanza di tot anni. Anche Certo. perché, ribadisco, questo non è un investimento che tiri su in 6 mesi. È chiaro, quando fai un investimento di un certo tipo, come comprarsi un'automobile nuova, non è che uno la compra nuova e dice, vabbè, questi 15.000 euro me li devo tirare su in 6 mesi, perché tra 6 mesi ne nuova. No, è un investimento a lungo termine. Certo.
Ad esempio, le batterie già assemblate, siamo su 1.500 euro al kilowatt. Quindi per una casa ci vogliono 4.500 euro. Almeno, tipo per una batteria come la mia, fai conto, trovi un'offerta a 1.000 euro al kilowatt batteria. Parliamo di una batteria da 15.000 euro Certo, esatto. il Accidenti. kilowatt. Incredibile. Allora, vado ancora con la slide. Ecco, qui praticamente sono la connessione in parallelo di più stringhe. Qui riguarda i pannelli fotovoltaici di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Ok, qui ci sono i diodi di blocco, i connettori MC4, è la preparazione alla connessione appunto in parallelo di tre stringhe. Ok. Ti faccio passare magari alla slide successiva, quella con i cavi rossi. Questo Con i è il cavi retro di un rossi? pannello fotovoltaico. Sì. Allora, forse questa? Bravissimo, questo è il risultato finale. Ok. Esatto. Che dove ho fatto la connessione e ho isolato completamente tutte le connessioni. Esatto. In che modo le ho isolate? Le ho isolate con dell'autoagglomerante, nastro isolante e poi ci ho messo una colla apposta che è apposta per le connessioni esterne in modo tale che diventi completamente stagna. Ecco come era prima di metterlo. E in questo modo si può immergere anche dentro l'acqua. Sono le giunzioni che fanno per l'illuminazione pubblica. Ok. Questa è come era prima ancora? Ok. Esatto. Ci sono i tre fili che arrivano dalle tre stringhe dei pannelli fotovoltaici e un fili, scusate, cavi e un cavo di uscita che va a collegarsi al regolatore di carica. Ok. Allora, poi questa. Ecco, questo qui è un tester per pannelli fotovoltaici. L'ho acquistato apposta per testare i pannelli fotovoltaici, sia quando li sono andati ad acquistare, usati, e sia per fare i miei test, le mie prove, per curiosità. Cosa accade quando c'è un pochettino d'ombra o quando il sole se ne va Ok, o si cambia inclinazione. ecco, e questo ti consente di poter ottimizzare al massimo insomma, i pannelli che hai, immagino. Qui c'è un altro Sì, ecco, strumento, questo. questo è il work in progress, del mio impianto. Questo è un inverter. Bravissimo. Quello in alto a sinistra, arancione, è un inverter toroidale. Cioè, questo qui ci consente di trasformare la corrente continua delle nostre batterie in corrente alternata 220, utilizzabile nel nostro impianto di casa per i nostri elettrodomestici. Ecco, Questo ok. qui, questo qui è un 6 kW continui con 12 kW di spunto. Insomma, Ah, si possono accidenti. fare. Per chi non lo sapesse, lo spunto è quella forza che praticamente richiede anche un elettrodomestico nel momento della partenza. Ecco, un Bravissimo. frigorifero, ecco, un phon anche, no? Sì. Ecco. E questo l'ho fatto proprio per poter passare quasi completamente all'elettrico. Perché? Perché una parte della casa sarà collegata al vecchio impianto, ok? Ma per Sì. quanto riguarda la cucina, farò una linea dedicata. Quindi collegherò con tutte le sue protezioni, magnetotermici, salvavita, collegherò il piano cottura e la lavastoviglie e il forno. Ottimo, ottimo. Quindi anche il forno elettrico riesce a mandare avanti. Sì. Senti, con un impianto come tu di 14 kW, no? Di accumulo, in caso di perturbazione, quanti giorni di autonomia hai? Dunque, se in media 1,5 kW al giorno, se non faccio lavatrici, se non faccio grosse cose,
Quindi io conto di andare avanti almeno una settimana. Anche di più. E Sì, poi sì, dici che sì. qualche lavatrice devi farla, insomma, ecco. Comunque hai una Bravo. settimana di autonomia. Poi come ritorna un po' di sole, subito si riprende, riprende praticamente a caricare, accumulare energia. E nel caso in cui poi inizia a esserci un po' di sole, chiaramente l'impianto si va a ricaricare, no? Di conseguenza ti garantisce questa cosa. Ci sono degli strumenti per vedere ovviamente lo stato di caricamento, quanta energia abbiamo, cioè tanto per non rimanere poi in panne così all'improvviso. Certo, assolutamente sì e costantemente sì. Quello che avevi visto a fianco all'inverter arancione, nell'immagine Sì. precedente, è un regolatore di carica. Questo, Sì. quello lì grigio, esatto. Questo regolatore di carica, serve appunto per mettere in comunicazione le batterie con i pannelli fotovoltaici. Ok. Quindi questo riceve energia dai pannelli fotovoltaici e la adatta alla batteria a cui è collegato. Ad esempio, ci sono certi tipi di regolatori di carica, quelli di qualità, che hanno la possibilità di essere impostati, programmati dall'utente, oppure hanno anche diverse preimpostazioni che si possono utilizzare. Questi inverter, in base alle batterie che gli colleghi, danno una determinata modalità di ricarica delle batterie, perché ogni batteria si ricarica in modo diverso rispetto all'altra. Ed è fondamentale. Se questi regolatori di carica sono di bassa qualità e un bel giorno decidono di cambiare autonomamente l'impostazione di ricarica della batteria, si rischia di danneggiare la batteria. Ci sono quei regolatori di carica che impazziscono ogni tanto. Sì. Allora, ho un'altra immagine, questa. Ok, qui stavo preparando il case o la struttura di contenimento per le batterie litio ferrofosfato. Praticamente ai lati c'è. Sì? No, perché devono stare belle schiacciate, dicevi, no? Bravo, devono essere compresse proprio perché il telaio di queste batterie è molto fine, molto sottile. Allora devono essere più che non tanto compresse, comunque devono essere mandate a pacco. Quindi devono Contenute, essere. insomma, via. Bravo. Infatti qui c'è una barra filettata ricoperta da un tubicino di plastica in modo tale che sia completamente isolato, che andrà ad essere stretto e a compattare le nostre batterie. Ecco, qui ce n'è un altro, eccolo, Esatto. cioè è il medesimo visto da un altro punto di È il medico. vista. Ok, poi questo. Ecco, questo qui è il retro dei pannelli fotovoltaici, ne parlerò anche al corso. È fondamentale, quando si vanno a prendere dei pannelli fotovoltaici usati, controllare anche queste scatoline. Perché? Perché se si è infiltrata acqua all'interno di quelle scatoline, intanto si nota, perché aprite ed è tutto verde, tutto ossidato, e il pannello non è più utilizzabile. Quindi questo è fondamentale saperlo perché se no acquisti un pannello che poi alla fine insomma non funziona. No, oppure funziona solo se per tanti giorni c'è il sole, ma quando viene quella bella nebbia, che quindi c'è umidità ovunque, i pannelli iniziano a andare in corto, a non funzionare più. Ok, capito. Poi questi. Ok, qui ho preparato una barra equipotenziale per collegarci tutte le varie i vari componenti. Questo serve per comodità e anche per distribuire bene la tensione e l'energia. Cioè, questa qui è una barra di rame che ho forato col tornio, e, scusa, col trapano a colonna, ho usato in questo Sì. caso. Sono tutti fori M6, diametro 6, fatti apposta appunto per i bulloni che andranno a tenere stretti i connettori. Con i due connettori più grossi, uno andrà alla batteria perché il cavo della batteria deve essere molto grosso e l'altro andrà all'inverter.
Poi i tre connettori, diciamo, medi accoglieranno l'ingresso dei regolatori di carica, scusate, e poi ho messo un ulteriore connettore che mi serve per fare altre cose, Ok. tipo collegarci Poi tra i contact per gestire boiler, insomma. collegarci, scusami. Un dry contact, Ah. praticamente è un dispositivo che in base a come lo imposti, quando lui sente che la batteria è piena o è vuota, fa partire o meno degli altri dispositivi. Ti faccio Ok. un esempio. È estate, in casa a breve mi deve arrivare, metterò il boiler elettrico per scaldare l'acqua e io imposterò questo dispositivo in modo tale che lui, quando sente che la batteria è carica, mi fa partire il boiler di base. Cioè, non caricare più le batterie, piuttosto gli faccio caricare che cosa? L'acqua calda. Ah, ok. Capito? Altrimenti Figata. smetterebbe di caricare e non potresti più accumulare energia. Ecco, quindi un ulteriore sistema di accumulo. Oltre alle batterie hai anche l'acqua che si va a scaldare, insomma, e non va Bravissimo. praticamente a prendere energia. Sei un genio. Allora, poi questo, no, questo abbiamo già visto. Sì. Questo, Ok, beh, questo è questo l'inverter col regolatore. è l'impianto completo. Ci sono i Ah, due ok. regolatori di carica in alto a destra, l'inverter acceso, vedi c'è il display, e in basso la mia batteria, a cui è collegato tutto il sistema. Ok, quella famosa da 14, 14 kW, Sì. che è questa, ancora un'altra visuale, questa è la vista dall'alto, se non mi sbaglio, sì. Ecco, guarda, qui prima ho detto che cos'erano quelli che in questo caso sono tutti sulla destra, dispositivi Sì. elettronici, gli equalizzatori Sì. attivi. E c'è sulla sinistra quello rosso con i due cerchietti neri, si chiama BMS, Battery Management System. Questo serve Ok. per controllare tutte le celle e tutto ciò che accade alle mie batterie, alle mie singole celle. Nel caso in cui ci sia qualcosa che non va, lui blocca tutto. Non permette più che l'inverter assorba energia o che i regolatori di carica immettano ulteriore energia nelle batterie. Ottimo, bene, bene, bene. Allora, praticamente abbiamo finito le nostre slide. Ecco, questo più che altro per mettere in evidenza le tipologie di batterie, quali sono le caratteristiche, ma soprattutto la cosa importante è che partecipando al corso di Omar siamo in grado di potersi costruire, oltre che costruirsi un impianto fotovoltaico, anche ad avere una preparazione che poi non è altro che risparmio di soldi, perché comunque tu non fai tutta una serie di errori o incauti acquisti che si farebbe, insomma, da neofiti, ovvio, ma anzi saresti guidato anche in questo, quindi capacità di poter acquistare materiale nonostante sia di qualità buona di seconda mano magari, ma soprattutto mettere anche tutti quegli accessori che ti consentono di poter sfruttare al massimo questo impianto fotovoltaico. Confermi? Ecco. Esatto, assolutamente sì. Allora, le prossime date per i corsi abbiamo l'imminente Bologna per Sì, ok. trovare i corsi di Omar, basta andare in piattaforma www.inzion.com e nel momento in cui si appaiono tutti i corsi di Omar, ce ne sono tre in programma, quindi vediamo adesso, vediamo questo di Bologna, poi c'è questo corso che è appunto a Monza, eccolo qua, ecco, e poi il prossimo che è a Aosta ancora. Quindi noi possiamo vedere tutti i nostri corsi e di conseguenza anche mandando una mail a info@inzion.com avere tutte le informazioni per potersi poi iscrivere o quantomeno chiedere un pochino quelle che sono le caratteristiche. Il costo è veramente basso perché comunque si parla quanto costa quello di Bologna.
Bologna è di un giorno e viene 100 Ecco, euro. 100 euro in un giorno che praticamente l'ammortizzi nella prima settimana, quando prenderà l'impianto, capito? Quindi assolutamente un investimento e che vale la pena fare. Oltretutto, una persona si forma per poi essere comunque emancipata dal punto di vista elettrico, che è veramente una cosa importante. Omar, io ti ringrazio tantissimo, ti faccio tantissimi auguri per tutto. Noi ci vedremo a Monza per quanto riguarda il corso dove io vorrò assolutamente partecipare e ti ringrazio tantissimo. Buon proseguimento di giornata. Grazie a te Luca, ciao a tutti.